epoca religiosa, vediamo alcuni aspetti della storia della salvezza. Abbiamo visto Adamo ed Eva. Cosa succede con Adamo? Succede che Eva non si fida di Dio, e Adamo anche non si fidano di Dio, non hanno fede, o perlomeno ne hanno poca. Si lasciano ingoiare da un serpentello. Quanti serpentelli ci vogliono nella nostra vita? Da quanti serpentelli noi ci lasciamo ingoiare? Cominciando dalle televisioni, i giornali e tutto questo. Quanti ingoi abbiamo nella vita? Allora la questione è proprio quella di imparare dalla festa di oggi la fede. L'Immacolata è la festa della fede, perché non si può credere che una donna che ha avuto un figlio sia rimasta immacolata, se non per fede. Senza la fede noi ci perdiamo le cose più belle della vita. Come senza la fiducia sarebbe impossibile vivere? Come facciamo a vivere senza fidarci degli altri? Semplicemente ci fidiamo di chi ha costruito anche questa chiesa, che non ci coglie addosso. Ci fidiamo del falegname che ha fatto le mani e dove siete seduti. Forse se mi siedo io si rompono. Che non si rompono, vi potete sedere. Tutta la vita è basata sulla fiducia. Ecco. Allora non possiamo nella vita non avere fiducia. È anche un cammino per avere fede. Perché la fiducia è ciò che ci fa fare il passo per poter avere fede. Se noi ci possiamo fidare fra di noi, anche se qualche volta siamo ingoiati, però ricordatevi che vale sempre la pena avere fiducia. Mentre invece Dio non ci vuole mai. Adamo ed Eva hanno avuto questo dubbio, hanno ascoltato i serpentelli e sono caduti in quello che è il peccato e lo voglio. Sapere di Dio. Noi possiamo dire, il mondo va male. Adesso questi ragazzi che stanotte sono morti ad Ancona, in discoteca, per ascoltare questo rapper, o tante altre cose, no? Che possono succedere nella vita. Le guerre, le pestilenze, tutte le cose che ci sono state nel mondo brutte. Cioè, perché Dio permette questo? Ma pian piano nella vita possiamo capire un po'. Ma non possiamo capire tutto, perché capire tutto vorrebbe dire essere Dio. E visto che noi siamo uomini, siamo creature di Dio, poi con il battesimo diventiamo suoi figli, non siamo Dio. E quindi non possiamo capire tutto. È per questo che ci occorre allora mettere in funzione quella capacità che si chiama fede, che è un dono. La speranza e la carità. E quindi Adamo ed Eva hanno avuto poca fede. Si sono messi al posto di Dio, perché non avere fede vuol dire mettersi al posto di Dio, essere orgogliosi, superbi, come è stato il diavolo, che poi perde, perché viene schiacciato dal piede di Maria, come vediamo nella figurazione. Spesso dell'Immacolata. Ma cosa succede poi? Un altro personaggio non ha tanta fede. Quando viene annunciato a Zaccaria che avrà un figlio, infatti qua abbiamo sentito nel Vangelo che Elisabetta, scusate, che Maria va a trovare Elisabetta e già è già aspetta già Giovanni da 6 mesi. Quindi lei non andrà a trovare, lei è una detta sterile, già anziana,
invece ha un figlio, perdono del Signore, perché quando si ha la fede, allora tutto diventa dono. E quindi comprendiamo che non possiamo possedere le cose, ma o le persone, ma servire le persone, perché ci sono donate. Senza la concezione di dono cade tutta il nostro buon proposito di servire qualcuno. Se non concepiamo la vita come dono, allora non potremo mai servire se non formalmente o in modo familiare. Il vero servizio alla vita e a Dio è solo se concepiamo tutto come dono. E per questo ci vuole tanta fede. E Zaccaria gli è accaduta la stessa cosa come a Maria. Zaccaria gli fa l'angelo, gli dice, ma è fuori. Non è così. Uno può spaventare, non aver paura, no? In greco, ma è fuori. E la stessa cosa dice anche l'angelo a Maria. Non aver paura. Solo che Zaccaria mette un po' in dubbio quello che dice, gli fa la domanda un po' dubbiosa e quindi l'angelo dice stai muto finché non ha mai fede. È bellissima questa cosa. Se noi non abbiamo fede possiamo parlare tanto ma non diciamo niente. Mentre invece chi ha fede può anche non parlare, può parlare pochissimo come Maria del Vangelo, ci viene riferito con pochissime parole sue in tutto in tutti i quattro Vangeli e negli Atti dell'Apostolo. Eppure è la prima fra tutti, dopo Gesù. È la persona più alta, la persona più pura, la persona più perfetta tra tutte le persone che ci sono state nella storia della salvezza. Eppure ha detto pochissimo, ha fatto. Ha detto con quel suo sì, è stata davanti all'angelo percependo il più grande dono che tutti gli uomini hanno avuto mai nella storia, Gesù Cristo. E poi lo ha detto a lui. E come ha saputo di sua cugina Elisabetta, è andata subito a trovarla per aiutarla, per servirla, perché sapeva che avrebbe avuto bisogno di aiuto. Ecco allora che cosa vuol dire avere fede. Dire quel sì che ha detto Maria. Ma prima di Maria, chi invece ha detto un forte sì nella fede? Abramo ha detto, quando gli è stato proposto di offrire Isacco, ha detto sì. E quindi Maria è il proseguire della fede da Abramo in avanti. Da Abramo nascono le tre grandi religioni monoteiste che ci sono nel mondo adesso: cristiani, musulmani e gli ebrei. E quindi il cristianesimo nasce da quel sì di Abramo, che dice, no? Offri Isacco, offri tuo figlio. E anche qua non dobbiamo, poi dopo finito, cadere in una questione moralistica, cioè dire, ah, figuriamoci, sacrificare un figlio è un grande dolore della nostra vita. No, per quei tempi sacrificare il figlio era una cosa normale. Il primogenito si dava agli dèi. C'era nella tradizione greca, in tradizioni asiatiche, poi dopo scopriremo più avanti, quando vedete, lo sapevamo ancora, delle Americhe e anche le civiltà americane e africane. Era normale offrire il figlio, sacrificare. Non avevamo la civiltà e la concezione di oggi. Quindi quando ad Adamo viene chiesto di offrire Isacco un figlio, per lui è una cosa abbastanza normale, certo,
qual era il problema di Abramo? Non era quello di offrire il figlio, era quello che il Signore gli aveva promesso una grande discendenza attraverso quel figlio. Per cui Abramo si domanda: come può avere adempimento la promessa che Dio mi ha fatto se l'unico figlio mio vero che mi ha donato me lo toglie? Quindi il problema di Abramo è un problema di fede, non è un problema morale. Ammazzare o non ammazzare il figlio, uccidere o non uccidere, non è un problema morale. È un problema che riguarda la fede, che viene prima del morale. Ed è molto più importante. E la fede ci porta alla salvezza. Il moralismo a volte ci porta alla dannazione, perché ci fanno giudicare cose che noi non dovremmo giudicare, che spettano solo a Dio, dal cuore dell'uomo. E allora davanti dice sì e ha fiducia nella promessa che Dio gli ha fatto: avrai una grande discendenza. E così è stato. Il suo sì ha portato una grande discendenza di figli di Dio, fino ad arrivare a Maria, che con il suo sì ha portato il Dio sulla terra. E quindi oggi, cari amici, è proprio la festa della fede. L'Immacolata è la festa di sì, di fede che il nostro cuore dice a Dio, fiducioso nelle promesse che Lui fa e che porterà a compimento. Mai avere dubbi sul fatto che Dio compirà ciò che ci promette. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guarisca in noi le ferite di quella colpa da cui, per singolare privilegio, hai preservato la beata Vergine Maria nella sua immacolata concezione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Grazie a Dio.